direttore dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, un lavoro fatto sulla, sull'acqua, sulle proprietà dell'acqua. Dice questo ricercatore che l'insieme di tutte le biomolecole ufficialmente oggi conosciute è soltanto l'1%. E che ne è dell'altro che sta al 99%? Cioè una situazione molto simile a quella che si realizza nell'universo, di cui conosciamo l'1%, il resto lo chiamiamo monero. Quindi anche noi abbiamo il 99% di molecole che non conosciamo e che sono possibilmente assimilabili a tutto il nostro patrimonio di acqua. E quindi, cioè, perché un povero neopata dovrebbe accanirsi a spiegare come lui con due o tre molecole riesce a creare una terapia? E perché è proprio questo 1% di molecole che hanno la dignità di essere terapeutiche e il restante 99% l'acqua invece non deve avere una sua dignità? Allora, dove sta la panzana? Nella medicina ufficiale, la farmacologia ufficiale, oppure no? Allora, l'altra incongruità che mi è il nostro comportamento attuale in tutte le malattie cronico-degenerative e cronologiche e autoimmunitarie. Noi curiamo con cortisone e immunosuppressori tutta una serie di malattie, creando a nostra volta, con terapie prolungate nel tempo, nuove situazioni patologiche. Sappiamo benissimo, tutti abbiamo esperienza di come si riducono le gambe dei pazienti che dopo anni e anni e anni di artrite reumatoide fanno cortisone, e come si stravolgono questi pazienti. Cioè, situazioni in cui in pratica gli effetti collaterali molto spesso, per carità, non sempre, perché ogni cosa ha il suo posto, la sua indicazione, vanno superati gli effetti benefici. Ecco, per fare un esempio, la terapia oggi si detta biologica della psoriasi delle artrite reumatoide, viene detta biologica, non perché è fisiologica con l'organismo, è detta biologica perché questi nuovi farmaci, questi nuovi interferoni, vengono estratti alcuni, per esempio, dal Helicobacter, batterio intestinale geneticamente modificato. L'attività di tutti questi farmaci biologici è quella di andare a bloccare il recettore del TNF-alfa. Il TNF-alfa è una citochina importante mediatore del sistema immunitario e quello che regola l'attività dei linfociti T-killer, che sono linfociti più interventi, il nostro gesto di soccorso, no? Cioè appena un virus su una cellula entra nell'organismo e viene conosciuto da un self, i T-killer arrivano, basta, fanno fuori. Bloccare il recettore del TNF-alfa vuol dire che di fatto il TNF-alfa non ha azione, però viene prodotto in eccesso, quindi si crea una distribuzione di tutti questi meccanismi, e siccome il TNF-alfa ha un ruolo centrale nel sistema immunitario, ne conseguono poi problematiche appunto relative a questa sua disregolazione di funzione, con possibilità di insorgenza di importanti infezioni virali e anche possibilità di insorgenza di neoplasie, perché se i linfociti di killer non funzionano, chiaramente appena una cellula degenera, non c'è, se ne accorge, non c'è chi la distrugge. D'altra parte, e in più c'è, utilizzando questi interferoni, il TNF-alfa regola tutto il cellulare, c'è cioè la morte programmata della cellula. Quindi, in poche parole, cioè, la cellula tenderà a vivere di più. Ecco, questo è il motivo per cui hanno una buona azione il trattamento della psoriasi. Il trattamento della psoriasi è una malattia autoimmunitaria. I cheratinociti vanno incontro a una morte precoce, quindi si viene a creare questa disepitelizzazione della pelle con tutte le reazioni infiammatorie che di fatto ne conseguono. Ma al ritardare la proptosi vuol dire favorire la degenerazione, quindi il cancro. E quindi la domanda è: cioè, ma ci sono altre vie? Cioè, perché vuol dire, con un'artrite reumatoide che magari non è così invalidante, non rischiare malattie molto più importanti, non è semplicemente come sembra quel caso. E a questo punto cominciamo a parlare della acqua fresca. Iniziamo a parlare di Hahnemann. Pubblica nel 1810 l'arte di guarire. Nel 1810 non c'era la microbiologia, l'ecografia d'attacco, non si sapeva niente di
quella che era tutta l'infettivologia e la fisiologia delle malattie, semplicemente Hahnemann poteva osservare i sintomi e i pazienti, e sulla base di queste osservazioni lui estrapolare il modo attraverso cui la malattia si realizzava, con particolare attenzione all'aspetto psicosomatico del paziente, cioè al primo posto metteva la psicologia, al secondo posto l'aspetto somatico. Con dividendo appunto i soggetti in un modo di realizzare malattie in diverse tipologie, insomma tipologie omeopatiche, come già però del resto aveva fatto il Ippocrate nel 400 a.C. Quindi niente di nuovo. Ma una cosa molto attuale è la definizione di malattia di Hahnemann. Ogni malattia, lui dice, è una perturbazione dinamica della nostra forza vitale. La forza vitale è incapace di esercitare la ragione se lasciata a se stessa, perché poggia unicamente sulle leggi organiche del corpo, facendo in conseguenza di esse, senza ragione, senza scelta. Cioè, in pratica, lui si rende conto che molto spesso l'organismo, per difendersi dalle malattie, a sua volta genera una malattia. Secondo Hahnemann, che non conosceva la microbiologia, non conosceva tumori, chiaramente tutto era basato sullo studio del terreno, cioè sull'aspetto psicosomatico del paziente. Non poteva lui interferire con la noxa della malattia, perché non faceva parte del suo bagaglio culturale. Finché nella metà del 1800 arriva Pasteur. Con Pasteur inizia la lotta al microbo. Pasteur, che ha scoperto la rabbia e il carbone, ha studiato le malattie del baco da seta, è praticamente il padre della moderna microbiologia. Da quel momento in poi si comincia a conoscere le noxe e tutta l'attenzione della medicina si sposta sulla noxa, dimenticando il problema. Fin questa è storia. Arriviamo a metà del 1900, quando un giovane medico in Germania pensa di costruire un ponte tra l'omeopatia alemanniana e la medicina moderna, quella che è iniziata da Pasteur in poi, e conosce l'omeopatia. E con Lehtebeck nasce l'omopsicologia. La definizione di malattia di Lehtebeck è una definizione che, riprendendo il discorso di Anima, tiene conto della noxa, ma di fatto si rifà a quella che era il modo proposto da Anima di svilupparsi la malattia. La malattia, lo dice, sono l'espressione della lotta dell'organismo contro le tossine. Quindi la malattia non è la tossina, la malattia è la lotta che l'organismo compie con la tossina neutralizzata. Ovvero ci sono le espressioni della lotta che l'organismo compie naturalmente per compensare i danni irreversibilmente provocati dalle tossine. Quindi la malattia non come noxa, ma la malattia come lotta dell'organismo per eliminare, per neutralizzare la noxa. Cos'è una noxa? Una noxa o una tossina o un ossone è tutta una serie di cose, tutte le cose che ci fanno male, si potrebbe dire, i batteri, i virus, le parassiti, eccetera, ma è importantissimo i radicali liberi, ma è importantissimo anche lo stress. Tutte queste noxe andranno a interferire con il nostro stato di salute. Il nostro sistema di drenaggio cercherà via via, prima le noxe, di neutralizzare, di espellerle, in modo da mantenere il sistema lo stato di salute all'interno di un determinato range, un equilibrio dinamico. Quando ho un eccesso
di nozze o un deficit di eliminazione, cioè di drenaggio, verrà a prevaricare, l'equilibrio non sarà più mantenuto e comparirà lo stato malattia. Quindi la nozza, la malattia non si identifica con la nozza, la malattia è l'espressione della battaglia e questa battaglia si svolge nel connettivo, cioè il teatro che viene a ospitare questa battaglia è il connettivo. Il connettivo è questa comunità molto funzionale, tutto quello che ci sta nel connettivo, sia dal punto di vista endocrino che vascolare, deve prima di tutto consentire la comunicazione fra una cellula e l'altra, e da qui poi tra un apparato e un altro. La comunicazione tra una cellula e un'altra è un elemento molto importante ed avviene principalmente attraverso la trasmissione di un segnale elettrico, non di un segnale biochimico. E che qualunque quantità di sostanza noi introduciamo nell'organismo è impensabile che raggiunga una quantità tale per arrivare al livello del recettore che ha affinità per questa sostanza in modo da innescare una relazione. Quindi deve esistere un qualcosa che gioca come attore su queste molecole per riunirle e per portarle al recettore di competenza. Questa attrazione tra diverse molecole avviene perché c'è una vibrazione uguale che le differenzia da tutti gli altri. Da tutte le altre cellule circostanti. Noi, se noi nel traffico siamo perfettamente riconosciuti un violino che suona e un altro violino che suona è capace, può nel caos del traffico riunirsi al secondo violino che segue. Quindi il connettivo è importantissimo per la comunicazione, perché di fatto se non esiste comunicazione non può esistere nessuna reazione biochimica. Quando il connettivo viene pesato dalle nozze, viene occupato dalle nozze, chiaramente la comunicazione è un'altra funzione importante del connettivo, è quella del bodybuilding, cioè il connettivo diventa la nostra spazzatura corporea, quello che viene a ospitare tutti i nostri rifiuti cellulari, e quando il drenaggio del connettivo è la manca, chiaramente le sue funzioni vanno a decisione. Abbiamo parlato del drenaggio connettivale, però di fatto ci sarà anche un drenaggio cellulare. Quando le funzioni mondiali, quando sono la centrale energetica della cellula, quando in crisi, chiaramente anche a livello cellulare si arriva all'accumulo di sostanze tossiche, e poi dal connettivo, attraverso principalmente il sistema di infarto e vascolare, si arriva ad organi muti, e questo caso poi il drenaggio mondiale. Il drenaggio a tre livelli, a livello cellulare, a livello connettivale e a livello mondiale. Il drenaggio, lo ripeto, è il meccanismo attraverso cui l'organismo tende a eliminare, tende a neutralizzare tutte le tossine che si producono. Allora, perché in omeopatia utilizziamo le basse dosi? Bisogna a questo punto presentare la legge di Arnold-Schultz. Arnold-Schultz, la legge farmacodinamica di Arnold-Schultz, dice che piccole dosi stimolano l'attività vitale. Dosi moderate la eccitano, se continuiamo a aumentare la dose siamo in questione dell'effetto, cioè dosi più forti del primo, dosi molto forti annullano la dose. Questo dimostrava tutta una serie di test, ad esempio il test del cuore tranquillo isolato in medicina e altri ancora, e poi il test del cortisone di House, per cui c'è il cortisone a dosaggi ponderati, 5 grammi o 5 microgrammi, ha un effetto antinfiammatorio, impedisce che le cellule in inclusione attivino e includano il colfo. Se invece continuiamo a attribuire il cortisone, l'effetto si inverte e l'inclusione del colfo nelle cellule tirate viene ad aumentare. Cioè il cortisone passa, cambiando la diluizione, da un effetto anti-infiammatorio a un effetto pro-infiammatorio. L'altra cosa che avete sentito parlare di un
cosa un privato omeopatico è la dialisazione. Cioè un privato omeopatico si fa dialisando la diluizione, da una sostanza se ne prende una parte, si diluisce in 10 parti di acqua, dopodiché la provetta contenente queste 10 parti viene sbattacchiata. Dice, ma cosa serve? Questa ha il sapore di una pratica esoterica. In realtà la dialisazione, poi è stato dimostrato, ha una reale efficacia, potenzia moltissimo l'attività del preparato. Ci sono varie spiegazioni. Una di queste è la formazione di cluster. I cluster sono dei legami che l'acqua viene a creare intorno al soluto, c'è cioè un polverone d'acqua, si costituisce un contenitore del soluto. La dinamizzazione di fatto va a aumentare il segnale elettrico che viene emesso dall'acqua così riformato. Questo è stato dimostrato dall'esperimento di Montagnier, il primo nome per la medicina del 2008, per la scoperta per il virus della HIV. Montagnier ha dimostrato che le DNA batteriche diluite e dinamizzate in acqua emettono un segnale elettrico pari al DNA non diluito. E se noi continuiamo a aumentare la diluizione, la dinamizzazione di questo DNA, il segnale elettrico va ad aumentare. Questa è l'immagine della malattia che è comune a chi si occupa di autossicologia. Cioè, di fatto diciamo che la parte che noi vediamo, la parte emergente, i sintomi, sono soltanto una parte del problema. Il problema è molto più profondo e spesso non viene preso in considerazione. Oggi la medicina moderna, parlo sempre di malattie tipo cronico degenerativo, non dell'acuto, molto spesso si limita la sua osservazione, la sua lotta a quella che sono i sintomi, dimenticando tutto il resto, cioè ciò che ha portato alla nostra, alla malattia, cioè tutta la parte dinamica della malattia. Praticamente noi possiamo immaginare una medicina in cui andiamo a neutralizzare il sintomo con farmaci che hanno effetti collaterali importanti in una medicina dolente. Diverso è agire con arco e frecce sia sulla nostra che sulla dinamica di malattia che sul trattamento del sintomo. Ovviamente questo richiede un'attenzione particolare perché non ci si può permettere di uscire da questa dinamica precisa della malattia, altrimenti la medicina di fisiologia di regolazione che cos'è? Nel 1994 un'azienda in Italia sviluppa una serie di preparati omeopatici omeopatizzati, ormoni e ormoni citofine, mediatori immunitari, eccetera, che permettono di interagire con tutto il network della rete. La rete Pinei, per cui ha già accennato Massimo, la psico-neuro-endocrinologia, noi possiamo immaginare una complessa rete network in cui l'ipotalamo, le biostrasole principali, ghiandole endocriche, insieme al sistema immunitario e al sistema neurocettativo, sono connesse tra loro. Anche qui, grande importanza ha lo stress. Ecco, quando noi di fronte a un disturbo neuroendocrino andiamo a intervenire con una terapia sostitutiva, noi ovviamente ripariamo il deficit di quella ghiandola, cioè per esempio un ipotiroidismo, noi diamo la tiroide. Chiaramente i problemi di ipotiroidismo dovranno essere ridotti, però dovranno essere compensati, però di fatto noi abbiamo sempre un feedback di down the road che porterà a un'atrofia della ghiandola, è la cosa da avanti. Nel trattamento di un ipotiroidismo esistono possibilità terapeutiche alternative al trattamento farmacologico integrativo, anche se questo non deve assolutamente essere escluso.
Questo l'elenco di tutti i messaggeri generici che abbiamo a disposizione, sono veramente tantissimi, considerando anche la diversità di diluzione che abbiamo, e la diversità di diluzione cambia l'effetto. Se noi consumiamo delle citochine a concentrazioni di microgrammi, noi abbiamo un effetto farmacologico. Un effetto farmacologico vuol dire interagire con l'organismo imponendogli le regole del farmaco, non lasciare all'organismo la possibilità di seguire le sue regole, dando delle indicazioni su quella che è la via migliore da seguire. Se diluiamo il farmaco e lo portiamo a concentrazione di nanogrammi o di picogrammi, questo avrà effetto soltanto se il prodotto è dinamizzato, altrimenti non avrà nessun effetto. Però l'effetto in questo caso è semplicemente un effetto fisiologico, non è un effetto farmacologico. Chiaramente c'è anche i messaggeri generici, cioè tutti gli ormoni aromatizzati, le citochine, per funzionare dovranno passare attraverso il connettivo. E quindi se anche qui, se il connettivo non è in grado di consentire agevolmente il passaggio di elettrici, la comunicazione non avviene. Quindi la tossicologia e la regolazione generica stanno chiaramente insieme, cioè una integrata. Se a questo aggiungiamo un traceo che è poi altri non è nella ricerca nel cibo delle cose che ci possono apportare giovamento, cioè tutte le cose che ha detto fino adesso Giovanni Spinelli, noi insieme costituiamo quella che oggi chiamiamo la medicina fisiologica di regolazione. Bene, ti ringrazio.